Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Astrologia, Paganesimo, seconda parte della trasmissione. E vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Come abbiamo visto e come era facilmente prevedibile, la mafia cattolica agisce per impedire alle persone di manifestare il proprio pensiero. È l'unica possibilità che ha per nascondere l'infamia, la vigliaccheria, lo stupro di bambini, la distruzione del sistema sociale che lei mette in essere. Soltanto impedendo alle altre persone di manifestare il loro pensiero, le dice: vedete, ci sono solo io che manifesto il mio pensiero, gli altri non esistono. Ed è così che ha agito sempre nella storia, è così che ha ammazzato, torturato, saccheggiato la vita degli esseri umani. Bene, a questo noi ci opponiamo, naturalmente faremo tutti i nostri passi possibili in questa direzione. Prendiamo per buone le scuse che sono state prese, ma sappiamo benissimo che non è così, sappiamo benissimo le forze che agiscono per impedirci di manifestare il pensiero e siamo indignati. Naturalmente non è che abbiamo la lingua bloccata fra i ferri come Giordano Bruno, però è la stessa identica cosa, ancora i roghi sono accesi, ancora il cattolicesimo tenta di stuprare le persone costringendole in ginocchio. Bene, noi naturalmente le conferenze le facciamo lo stesso e ripieghiamo, cioè, anziché fare le conferenze a San Drigo, dove comunque presenteremo i nostri materiali e comunque sarà sottoposto a quello che vogliono loro, cioè non c'è problema per questo, le conferenze le facciamo a Radio Gamma. Dopo, se per caso dovesse esserci un ripensamento, un ritorno di orgoglio dell'amministrazione comunale di San Drigo, benissimo, noi le faremo anche là le conferenze, cioè le rifaremo anche in quel posto. Non ci preoccupiamo di questo, sappiamo benissimo di quanto orrore e morte è lastricata la strada della libertà degli esseri umani e purtroppo sappiamo come le istituzioni di questo paese siano spesso complici di questi comportamenti e siano disponibili a sorreggerli pur di avere consensi o controllo delle persone o sottomettere o stuprare chi non si può difendere. Ne ho un'esperienza lunghissima di questo, non c'è problemi, ormai ho quasi 50 anni e ne ho vissuto penso ormai 36 tutti di corsa, 37 tutti di corsa senza un attimo di respiro, per cui ho tantissime esperienze vissute attimo per attimo in questa volontà di devastare gli esseri umani, di devastare il loro bisogno di libertà, di costruire situazioni conflittuali impedendo loro di manifestare il pensiero, di essere, di esistere. Vabbè, naturalmente chi di dovere sarà informato nei modi che riterremo opportuni. Il ciclo di conferenze sulla paura si terrà qui a Radio Gamma 5 mercoledì 8 marzo alle ore 20:30, il libro della paura, la Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia, relatore Francesco Scanagatta. Mercoledì 15 marzo 2000, alle ore 20:30, esperimenti sulla paura, tecniche di autocontrollo e superamento, relatore Gian Berra. Mercoledì 22 marzo 2000, stregoneria oggi, diventare stregoni sotto il dominio cristiano, relatore Claudio Simeoni. Mercoledì 29 marzo 2000 alle ore 20:30, le categorie del vampirismo. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Relatore Silvano Lorenzoni. Organizza studi politeisti. Bene, vi ricordo che queste conferenze si terranno. Io invito tutti i radioascoltatori o quelli che amano la trasmissione o comunque le persone a intervenire chiaramente nel limite della loro possibilità. Essendo di mercoledì non faremo né pizza né altre cose, penso, dopo la trasmissione, ci limiteremo al dibattito, cioè esporre la relazione e fare un breve dibattito che segue. Detto questo, un comunicato personale per un'amica che mi ha telefonato a casa, la Anna.
tu mi hai posto un problema, Anna, mi hai posto un quesito su dove va a finire il corpo luminoso per discutere con i tuoi figli della faccenda. Io ho provato a buttare giù poche parole per darti una risposta sintetica, in realtà non è possibile. E all'interno della conferenza, cioè nel lavorare la conferenza, sto elaborando anche un discorso che sia abbastanza lineare su dove va il corpo luminoso alla morte del corpo fisico. Pertanto, una delle prossime trasmissioni alle ore 19 ti leggerò, verrà fuori un volantone, verrà fuori un altro manifesto politeista, anche questo, in cui diremo dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico. Per cui, Anna, porta un po' di pazienza e avrai una risposta un po' più completa. Non ho il tuo indirizzo, per cui non ti posso spedire il volantone, ma se lo vuoi me lo puoi sempre richiedermelo telefonando. Per cui nel giro di un 15-20 giorni preparerò una trasmissione serale proprio per questo, per rispondere al tuo quesito. E la sera, che avrei dovuto fare Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, oggi lascio perdere e riprendo una conferenza, la prima conferenza, diciamo così, che abbiamo tenuto, che differenzia il modo differente di vedere la vita del paganesimo politeista e della stregoneria dal cattolicesimo. E la conferenza è Paganesimo Politeista e Stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Dal momento che tutta una serie di persone sono venute in contatto, stanno ascoltando la trasmissione da poco tempo, rileggere questa conferenza, rileggere i principi, tutto sommato è importante. Pertanto Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, magari lo farò la prossima trasmissione. E leggendo poi questa conferenza capirete perché i cattolici ce l'hanno a sangue, ce l'hanno a morte con noi, proprio perché non esiste nessuna mediazione fra il pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria col pensiero cattolico. Il pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria è un pensiero di libertà, un pensiero che libera gli esseri umani. Il pensiero cattolico è un pensiero che trasforma le società umane in dei campi di concentramento. E abbiamo visto, basta guardare le giurisdizioni fino a 20 anni fa, in tutti i paesi europei, veramente faceva schifo. Oggi come oggi abbiamo la Carta per i diritti dell'uomo, la Carta delle Nazioni Unite, abbiamo la Carta europea, abbiamo tutta una serie di trasformazioni giuridiche che hanno portato ad ampliare il livello di libertà degli esseri umani. Ma nonostante questo, attraverso l'interpretazione, attraverso l'intervento mafioso, attraverso il controllo del territorio, attraverso l'azione sui bambini, i cattolici tentano di imporre il loro dio assassino con l'unico mezzo che hanno, ed è la violenza. La violenza come metodo di lavoro degli incapaci e come purtroppo è anche l'ultimo rifugio dei disperati. E naturalmente usano la disperazione per giustificare la loro violenza, e questa è una cosa veramente infame. Il paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana, io ve l'ho già letto, l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già discusso, ma va bene per tutte quelle persone che si sono messi in ascolto da poco, così comprendono sommariamente le differenze che c'è fra il nostro pensiero e il pensiero del cristianesimo nell'insieme. La conferenza era divisa, cioè la conferenza che si è trasformata in un volantone, è divisa in 8 capitoli, ed è la creazione del paganesimo politeista, la vita e la morte, il concetto di divino come negazione di Dio, l'essere assolutamente necessario, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. Allora, la creazione nel paganesimo politeista. L'universo, con quanto contiene, diviene in sé e per sé la forza di trasformazione nel mondo, nell'esistente, fin dall'origine del tempo. Quella forza è l'essenza del libero arbitrio, che nel paganesimo politeista viene definito come adattamento soggettivo alle variabili oggettive ed appare al veggente come una forza attiva che permea l'intero esistente. Questa forza è necessità.
Nel paganesimo politeista, il mattone primo che forma l'universo è l'energia vitale, che per effetto di necessità si struttura adattandosi in modo diverso a seconda delle condizioni incontrate. Sono i singoli esseri, e l'essere umano nel nostro caso, che attraverso l'adattamento funzionale della loro attenzione scelgono di percepire e distinguere le diverse forme della materia o le diverse forme di energia. Quando, attraverso vari motivi, una concentrazione di energia vitale diventa cosciente di sé, alla necessità di cui è formata si aggiunge la sua volontà. Questa coscienza diventa fato e, in quanto divinità, nelle specificità del proprio divenuto, esercita la propria volontà per scegliere i propri adattamenti e svilupparsi mutamento dopo mutamento per diventare eterna. La creazione ex nihilo, dal nulla, è solo una volgare truffa, il cui scopo è sottomettere gli esseri umani a volontà e determinazioni a loro estranee. Sottomettere gli esseri umani ad una volontà estranea significa privarli della loro volontà fin da bambini, quando non possono ricordare, distruggendo il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Se qualcuno dovesse chiedersi chi ha creato il caos, chi ha creato l'uovo primordiale o il disco giallo in campo nero da cui è nato il caos primordiale, pensi come il concetto di creazione gli è stato imposto prima ancora che potesse parlare. Il paganesimo politeista afferma che tutto è divenuto da precedenti trasformazioni. Il paganesimo politeista ha una risposta logica e precisa alla domanda: chi ha creato il Dio dei cristiani? Alcuni esseri umani, il cui fine era quello di distruggere i loro nemici, scopersero come la sottomissione al Dio padrone fosse funzionale per sottomettere gli esseri umani ai loro bisogni. Trasformarono la loro invenzione in idea trascendentale per meglio distruggere e dominare gli esseri umani. Porsi la domanda chi ha creato significa rinnovare la truffa cristiana sulla realtà del suo Dio. E passiamo alla vita e la morte. La vita di un essere della natura, qualunque essere, per il paganesimo politeista, è la sua opportunità per diventare eterno. Per il paganesimo politeista, la vita degli esseri della natura è un modo con cui l'energia vitale, trasformatasi in coscienza, si arricchisce fino a trasformare la morte del corpo fisico, nel nostro caso, in nascita del corpo luminoso, che poi prosegue nella sequenza dei mutamenti verso l'eternità. La coscienza di sé si trasferisce dal corpo fisico al corpo luminoso. L'arricchimento della coscienza dell'essere e della natura avviene attraverso l'esercizio della propria volontà, le proprie determinazioni. Le determinazioni, vi ricordo, che sono le relazioni obbligatorie, nel senso che noi esseri umani abbiamo le mani e ci relazioniamo col mondo con le mani. Ciò che noi abbiamo costruito nel corso dell'evoluzione, sono una serie di relazioni con cui attraversiamo il mondo. Noi abbiamo i piedi, il serpente non ha i piedi. Una delle relazioni che noi facciamo per costruirci nella vita è usare i piedi. Della propria volontà, le proprie determinazioni, sviluppando il proprio sapere e la propria conoscenza, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. La distruzione del proprio corpo luminoso si ottiene mettendosi in ginocchio davanti ad un Dio padrone, o peggio ancora, soggettivando il volere del Dio padrone, costringendo altri esseri della propria specie in ginocchio. Si distrugge il proprio divenire quando si opera per distruggere il divenire della propria specie nel tentativo di appropriarsene. Nel paganesimo politeista non esiste il concetto di morte, anche se lo usiamo in maniera spiccia, ma quello di nascita. Nasce il feto, nasce il fanciullo o la fanciulla. Provate a darvi un'occhiata ai giornali di ieri, credo, da Repubblica, eccetera, le scoperte delle trasformazioni del cervello all'atto del divenire del fanciullo, e vi diranno come c'è una trasformazione talmente grossa che noi come apprendisti stregoni la vediamo come nascita. Nel paganesimo non esiste il concetto di morte, ma quello di nascita. Nasce il feto, nasce il fanciullo o la fanciulla, nasce l'essere umano adulto, nasce l'essere luminoso. Il concetto di morte,
come dissoluzione è un concetto cristiano. La sottomissione al Dio cristiano porta alla distruzione del corpo luminoso e la morte del corpo fisico coincide con la dispersione della propria energia vitale. La vita si trasforma in un aborto. Questo lo sanno bene i cristiani, che però assolvono il proprio fare confidando nella promessa della resurrezione della carne. Peccato che per il pazzo di Nazareth questo avrebbe dovuto avvenire 2000 anni fa circa. E passiamo alla terza parte, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano. Nel paganesimo politeista ogni concentrazione di energia vitale cosciente di sé ha come scopo quello di dilatarsi, proseguendo nei mutamenti specifici della specie in cui è divenuta, per diventare eterna. A volte questo non avviene perché condizioni oggettive distruggono la sequenza di mutamenti troppo presto, ma ogni essere, qualunque sia la specie, ha il dovere di esercitare la propria volontà per diventare eterno. In caso contrario, c'è il suicidio come riconoscimento del proprio fallimento. La forma di suicidio più comune è quella di mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ogni essere, qualsiasi sia la sua natura e il suo divenuto, nel momento stesso in cui esercita la sua volontà per sviluppare il proprio potere di essere, è un Dio fra dei, dal momento che il circostante è formato da coscienze il cui scopo è diventare eterne, sviluppando il loro potere di essere. L'adattamento delle coscienze attraverso necessità e volontà trasforma il mondo in cui viviamo in un insieme divino di cui siamo parte nella misura in cui agiamo per sviluppare il nostro potere di essere. Ogni essere è un Dio fra dei, nella misura in cui camminano insieme verso l'eternità dei mutamenti. Chi vive sviluppando il potere di essere deve necessariamente aiutare ogni altro essere a sviluppare il suo potere di essere, perché questo lo favorisce nello sviluppo del suo potere di essere. Essendo il cristianesimo un metodo per possedere gli individui mettendo in ginocchio davanti ad un presunto Dio creatore, gli esseri umani devono impoverire il proprio essere per poter accettare la sottomissione come fatto naturale della loro esistenza. Ricordate, distruggere l'ego, distruggere l'egoismo, mamma mia che brutta roba. Il cristianesimo, e nel nostro caso il cattolicesimo, devono immiserire culturalmente e fisicamente gli individui per poterli distruggere. L'indicazione di questo fare è del pazzo di Nazareth, nel suo Beati poveri di spirito, oppure: in verità vi dico, se voi non cambiate e non diventerete come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli, perciò chiunque diventa umile come questo fanciullo, egli sarà più grande nel regno dei cieli. Matteo. Nel paganesimo politeista, tutti gli esseri della natura, la natura nel suo insieme, la terra, il sole, la luna, i pianeti, le stelle, gli esseri di sola energia vitale, altro non sono che coscienze di sé, divini, che attraverso la propria sequenza di mutamenti tendono a diventare eterni. Con i divini si cammina assieme, relazionandoci attraverso il fare, ma non si può mettere in ginocchio, ma non ci si può mettere in ginocchio pena la distruzione del nostro divino. E passiamo all'essere assolutamente necessario. Nel paganesimo politeista il divino si trasforma in continuazione e il suo fine è la trasformazione, è la formazione dell'essere assolutamente necessario. La definizione presa dalla filosofia classica e sta ad indicare il fine dei mutamenti. I mutamenti percorsi dalle singole coscienze costituiranno la coscienza universale. La coscienza universale altro non sarà che il risultato delle tensioni verso l'eternità cui le coscienze dell'universo esprimono, tendono. In altre parole, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni, si costruirà la coscienza universo. Per il paganesimo politeista non è Dio che crea l'esistente, ma è l'esistente che costruisce la coscienza universale che le singole coscienze stanno costruendo attraverso la costruzione del loro divenire. Cioè la coscienza universale la costruiamo costruendo il nostro ego, costruendo la nostra determinazione nella vita. Noi partecipiamo a questa costruzione. Partendo da questo,
Ci sono due concezioni a confronto, la cui differenza appare del tutto ovvia. Il cristianesimo è sottomissione al Dio padrone, come promessa della resurrezione della carne, mentre nel paganesimo politeista la ricerca di libertà è il fondamento che conduce all'eternità. E passiamo alla quinta parte, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica. Ricordiamo come il cristianesimo non sia in possesso di una dottrina o di una visione atta a convincere le persone della giustezza della sua visione. Il cristianesimo può solo imporsi con la violenza, la tortura e il ricatto economico-sociale. L'intervento mafioso per impedirci di tenere la conferenza è una dimostrazione lampante. Il cristianesimo oggi sopravvive in questo paese perché gli si consente di mettere in ginocchio i bambini negli asili nido, nelle scuole materne, nelle scuole elementari. Gli si consente di agire massicciamente indisturbato nelle galere, negli ospedali e negli ospizi, dove non c'è il rispetto religioso, ma si pratica massicciamente il ricatto sociale. Il cristianesimo si è imposto con la ferocia dei ferri roventi e dei ricatti, con la coercizione sui bambini. La sua tecnica consiste nell'impossessarsi del comando sociale, spiegandogli come sia più conveniente imporre la sua religione per tenere sottomessi gli esseri umani. Ricordiamo come si è imposto il cristianesimo, anche se noi, come pagani politeisti, imputiamo all'imperatore romano, quale uomo Dio, Cesare Augusto, la responsabilità di aver distrutto il paganesimo come prologo all'arrivo di un altro uomo Dio. In altre parole, il cristianesimo perfeziona ciò che Augusto aveva iniziato. 379-395, Teodosio trasforma il cristianesimo in religione di Stato. 391, il paganesimo viene vietato, templi chiusi e smaltellati. 409, i vescovi assumono il potere di scelta dei difensori della città. 429-439, vengono promulgate 150 leggi a difesa e a maggior gloria del cristianesimo. Vengono proibiti i combattimenti dei gladiatori. 435, viene emanata la pena di morte per i pagani. 448, viene bruciato il libro contro i cristiani di Porfirio. 494, Gelasio I, il corrotto, proibì i riti dei Lupercali sostituendoli con la candelora. Gelasio I è corrotto in quanto pretese il possesso degli esseri umani attraverso il controllo di re e imperatori. Questa è una nota a parte. E passiamo al circostante come coscienza. Per il paganesimo politeista, il circostante è formato da coscienze cui fine proseguire nella sequenza dei mutamenti. Il bisogno che spinge l'azione delle coscienze determinandone la direzione è libertà. Libertà è coscienza divina in sé, calata in ogni coscienza, è divino nei divini. Libertà è quel divino che spinge le coscienze a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del loro potere di essere. In un sistema divino in cui le relazioni fra le coscienze sono determinate dal potere di essere, la rimozione degli ostacoli al suo sviluppo deve essere fatta nei confronti delle coscienze più deboli o maggiormente sottoposte alla coercizione del potere di avere. Il potere di avere non solo minaccia la specie in cui si diffonde, ma minaccia ogni altra specie in quanto il suo sviluppo si esprime attraverso la distruzione sia del divenire della specie, sia dell'oggettività divina in cui quella specie è divenuta. Per questo motivo le coscienze del circostante usano il loro divino riversando energia vitale per alimentare ogni percorso di libertà che viene ad esprimersi nella specie umana. Solo in quel modo potranno preservare i loro cammini nell'eternità, prima che la pazzia del potere di avere, identificandosi come demandato dal Dio creatore, distrugga irrimediabilmente i loro percorsi verso l'eternità. Questo farsi coscienza del circostante nei confronti della specie umana si chiama anticristo. Il progetto del pazzo di Nazareth nel sottomettere gli esseri umani a quello che lui chiama Dio suo padre consiste nel distruggerne il divenire, portandoli vuoti alla morte del corpo fisico insieme alla distruzione del corpo luminoso. In compenso, egli prometteva che li avrebbe fatti risorgere nella carne, ma senza sesso, come dice i Sadducei.
Il progetto dell'anticristo è quello di favorire il respiro di libertà della specie umana affinché, liberatasi dall'assoggettamento alle religioni monoteiste, possa proseguire nei mutamenti verso l'eternità. Solo questo aiuta le coscienze del circostante a continuare i propri mutamenti verso l'eternità. E passiamo ai riti in stregoneria, mezzo per fondare la libertà. E qui ci sono dei principi, dei riti che verranno usati anche per il rito di Calenda di Maggio di Beltane, che verrà fatto all'inizio di maggio. La stregoneria è l'arte attraverso la quale il singolo essere umano costringe se stesso a sottrarsi dalla posizione in ginocchio in cui i cristiani lo costringono per prendere nelle proprie mani il proprio divenire, esercitando volontà e determinazioni per sviluppare il proprio potere di essere. I riti in stregoneria variano da persona a persona, da generazione a generazione. Dal momento che stregoneria e paganesimo politeista sono percezioni soggettive del circostante, non esiste nel paganesimo politeista e nella stregoneria una verità a cui piegare gli esseri umani. Esiste un percorso di libertà dove la verità altro non è che descrizione del livello di libertà raggiunto dal soggetto, subito modificabile non appena si amplia la libertà soggettiva. Chi piega il divenire degli esseri umani ad una presunta verità ha il solo scopo di distruggerne il divenire. Sottomettere ad una verità a priori è fare della magia nera. La magia nera è l'arte del prete cattolico mentre mette in ginocchio gli esseri umani. I riti in stregoneria e nel paganesimo politeista hanno lo scopo di accentrare l'attenzione su ciò che impedisce il divenire degli esseri umani. Indicano la libertà nel momento e nella situazione in cui vengono elaborati. I giochi aberranti fatti da pseudo-satanisti, che i cristiani indicano come pericolosi, altro non sono che comportamenti e risposte a situazioni fobiche, spesso di natura sessuale, che i cristiani hanno imposto a individui indifesi, sia con la coercizione familiare che con quella istituzionale, di cui si reputano padroni in molti settori. Pertanto, sono aberrazioni cristiane. Il paganesimo politeista come religione, passiamo all'ultimo capitolo, è il passato come relazione fra la coscienza di sé degli esseri umani e il circostante cosciente di sé, è il passato come relazione fra gli esseri umani e le determinazioni del loro fare in relazione alle determinazioni del circostante. La regola fondamentale del paganesimo è questa: io ti do o ti ringrazio perché tu mi dai o mi darai, ho ricevuto dunque io ti do, mi prendo quanto a te non serve, dunque non ti devo nulla, prendi quanto a me non serve, dunque non mi devi nulla, io ti do in quanto l'aumento della tua forza, del tuo sapere e del tuo fare aumenta la mia forza, il mio sapere e il mio fare. Il paganesimo è il futuro, in quanto costruisce l'oggettività, le condizioni nelle quali gli individui possono sviluppare il loro potere di essere attraverso le relazioni col circostante. Un pagano vive nel presente in funzione del futuro, costruisce il futuro sviluppando un'oggettività di libertà per l'intera specie umana. Il paganesimo necessita dell'apporto, della ricchezza di ogni diversità percettiva, delle specificità, delle percezioni, del singolo apporto ideale di ogni singolo essere umano. Libertà nel paganesimo è libertà del singolo essere nel seguire la sequenza dei mutamenti per diventare eterno. La libertà nel paganesimo è un'oggettività di libertà nella quale seguire i mutamenti di ogni libertà individuale. Il paganesimo non può assoggettare nessun essere, pena la sua distruzione. Esistono tanti paganesimi quanti sono gli esseri umani, ma percorrono un solo fiume di mutamenti attraverso i quali diventare eterni. Il paganesimo considera ogni essere della natura, ogni pianeta, ogni essere umano, ogni cosa nel circostante un Dio che attraverso l'esercizio delle proprie determinazioni e della propria volontà sviluppa il proprio potere di essere per diventare eterno. Il paganesimo
Considera che ogni volta che un essere concentra la propria attenzione per soddisfare un proprio bisogno relazionandosi con gli altri esseri, con necessità simili, costruisce un centro di energia vitale che, qualora diventi sufficientemente forte attraverso le relazioni con altri esseri, con altri esseri che esprimono uguali bisogni, acquista coscienza di sé e inizia un cammino che, attraverso l'esercizio della propria volontà e le proprie determinazioni, tende a perpetuarsi lungo una sequenza di mutamenti, tentando di diventare eterno. Questi centri nel paganesimo sono dei con i quali costruire una relazione. E questo concetto è uno dei concetti più difficili da assimilare. Vi ho già parlato e probabilmente ve ne parlerò ancora. La divinità è chiunque, cosa o essere, percorre un sentiero di sviluppo che, attraverso l'uso della propria volontà, tende a diventare eterno, aiutando il circostante a divenire eterno attraverso lo sviluppo di ogni specifico potere di essere. Questa conferenza di Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, già presentata a Vicenza, a Treviso e in altre situazioni, è già in radio ed è desunta dalla prima conferenza fatta a Marghera il 7 settembre 1996. Queste sono sinteticamente le idee, le differenze che c'è fra il paganesimo politeista e le religioni monoteiste, nel nostro caso il cristianesimo, il cattolicesimo. Pertanto, date queste premesse, date queste condizioni ai cristiani, siccome non hanno nessuna ragione per avere delle idee, per avere delle condizioni ideali, per avere un sentire religioso, non hanno nulla da offrire agli esseri umani se non il loro stupro, il loro essere messi in ginocchio, se non la distruzione di quelli che essi sono, la distruzione dell'ego, la distruzione del loro modo di rappresentarsi nel mondo. Hanno l'unica possibilità che hanno i cristiani è quella di impedire agli altri di sviluppare il loro pensiero. Non è una questione di tolleranza, è una questione di terrorismo nei confronti delle istituzioni di questo paese che i cattolici stanno mettendo in essere al fine di costruire delle conflittualità sociali. Questo è il vero obiettivo. L'obiettivo reale non è semplicemente quello di dire tu Claudio non esprimi il pensiero. Tu Claudio devi metterti in ginocchio, voi pagani dovete mettervi in ginocchio, noi siamo i padroni degli esseri umani, voi non dovete permettervi di esprimere il pensiero. Vi ricordo che questo modo di rappresentare il sistema sociale negli anni 70 fu all'origine di quella che va sotto il nome di lotta armata della cosiddetta sinistra rivoluzionaria. Cioè questa destabilizzazione delle istituzioni, questa attività terroristica rispetto ai singoli individui, rispetto alle tensioni che gli individui esprimevano, questa attività che andava a violare l'intero dettato costituzionale, l'intero patto di questo paese, ha portato a quel periodo. E a quel periodo i cattolici stanno tentando di riportare questo paese, perché quando il paese è conflittuale, quando c'è la guerra, quando c'è la miseria, quando c'è la ricostruzione della miseria, in questo i cattolici ci sguazzano, perché loro hanno gli strumenti per costringere chi è in miseria in ginocchio. Questo è il vero obiettivo, questo è un pericolo immane che sta sovrastando questo paese, cioè è un pericolo di destabilizzazione istituzionale. Se non ci si rende conto che questo pericolo è in corso, questo pericolo è in elaborazione, ripeto ancora ciò che ho già ripetuto in altre trasmissioni: se Hitler non viene fermato in birreria, lo si dovrà, con poche motivazioni, con poche azioni, lo si dovrà fermare davanti a Stalingrado con 40 milioni di morti. E questo è l'impegno civile che deve avere ogni società. Ogni società deve avere al suo interno quegli individui che sappiano ritenere i principi su cui si regge quel sistema sociale importanti per il paese, importanti per la vita. Esistono delle condizioni per cui gli esseri umani arrivano a confrontarsi, arrivano a discutere, arrivano a relazionarsi. Andare fuori da quelle condizioni si fa soltanto della destabilizzazione istituzionale.
Chiaramente qualunque magistrato direbbe: ma tu chi cazzo, chi sei tu Claudio? Se la stessa cosa i cattolici lo facessero al Presidente della Repubblica, sarebbero immediatamente arrestati. Meditateci su questo. Cioè, non è una questione di azione che viene fatta un individuo, ma è una questione del ruolo che un individuo copre all'interno dell'azione che subisce. E questo è effettivamente terrorismo, ed è il terrorismo più bieco, che ha un solo scopo, un solo fine, ed è quella, la destabilizzazione istituzionale. Il fatto stesso che queste azioni vengano svolte con manifestazione così palese, con arroganza così alta, significa che hanno delle complicità all'interno delle istituzioni. Cioè, le istituzioni, alcune istituzioni, probabilmente non tutte, manifestano complicità in un attentato alla Costituzione che prevede l'impedimento delle persone di manifestare il loro pensiero. Certamente dico: mica ti impedisco, io non ti metto i ferri in bocca come faceva Giordano Bruno, però ti tolgo il diritto di avere ciò che tu hai chiesto, anzi lo faccio in modo di danneggiarti il più gravemente possibile. E questo è l'attentato alle istituzioni. Questa attività mafiosa non è quella che va a sparare a Pio La Torre o a Sante Mattarella, però è quelle condizioni sociali che porteranno, se non verranno fermate dalle istituzioni, cioè se le istituzioni non riaffermeranno il loro valore e il loro potere di esercizio all'interno del territorio, porteranno a situazioni conflittuali. La storia si è già espressa in questo, solo che la prima volta fu una tragedia, la seconda una farsa, cioè nel senso che nessuno accetterà mai che le cose degenerino in questo modo, però loro ci stanno provando, e questo è un dato di fatto, stanno provando a mettere questo sistema sociale in grave difficoltà, perché loro hanno i mezzi che, qualora il sistema sociale sia in difficoltà, possono intervenire ricattando il sistema sociale affinché riconosca e si metta in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa è la vera posta in gioco. Tanto per essere chiari, Claudio Simeone in fondo non è importante, come non è importante Francesco, come non sono importanti i pochi pagani che manifestano il loro pensiero, è importante il sistema sociale. Ogni volta che noi facciamo finta di non vedere una condizione, uccidiamo una parte del sistema sociale in cui viviamo. Bene, a questo punto vi do qualche minuto di musica, sempre da Carmina Burana, un altro pezzo che avevo iniziato un attimino all'inizio, e dopo accenderemo i microfoni, cioè accenderemo i telefoni dai quali potremo gli ultimi 10 minuti di trasmissione. Vediamo un attimo. Eccolo qua, proprio questo che vi mando. Sta arrivando. Niente, è troppo basso per poterlo sentire ed esce male dal trasmettitore. Non so che cosa abbia, ma però è così. Boh, ed eccoci qui alla trasmissione. Riprendiamo la trasmissione di Magia Stragonaria e Paganesimo e, riprendendo la trasmissione, attacchiamo pure i telefoni per gli ultimi 10 minuti di trasmissione. Vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 e 049 838. Proviamo a vedere, ma pronto? Eccolo qua. Allora, come solito, la mafia cattolica blocca anche i telefoni, ormai è un abitué. Pronto? Dimmi. Ciao, sono Marco. Ciao. Scusa, volevo farti una domanda che è un po' personale, perché non so se posso fartela. Tu falla, poi vedrò io risponderti eventualmente. Niente, io ti seguo da un bel pezzo, così a botte. Mi sembra aver capito che in passato hai avuto un forte impegno politico. Sì, sì. E volevo
chiederti, ha una relazione con quello che, col tuo cammino attuale, oppure c'è stata una rottura totale? Cioè praticamente la mia domanda te la faccio perché vorrei capire se si può cambiare cammino, si può praticamente scegliere un'altra via e modificare se stessi senza perciò perdere dei principi o dei valori. Ho capito quello che vuoi dire. Allora, ti ascolto per radio. Allora. Sì, va bene, ma d'accordo, ciao. Ciao, ciao. Allora, questo discorso, sì, ho avuto un grandissimo impegno politico e impegno sociale. Io sono stato uno dei rivoluzionari degli anni 70 con quello che è successo, nel bene e nel male che sia. Il problema è questo, io ero un rivoluzionario un po' particolare, nel senso che ho sempre chiamato le cose col loro nome e questo mi ha trasformato ogni volta che dovevo concentrare me stesso per prendere delle decisioni. Ora, il cammino che io ho fatto è un cammino assolutamente eccezionale, cioè apparteneva a un'epoca, scusate un attimo, rispondo fra qualche secondo, apparteneva a un'epoca che si è chiusa. Nel senso che non si può più ripercorrere quel percorso, però i principi del vivere per sfida, di affrontare le cose, di chiamare le cose col loro vero nome, sono principi validi. Pronto? Buonasera. Sono Franco Agresina. Ciao, dimmi. Ciao. Niente, ascolta una roba. Su Asiago, io ho scoperto che delle robe antiche, no? Sì. Le scritture... Sì, sì, sì. H9, H9, sì. A te, adesso scusa, è uno sprizzetto mio, se puoi dire. Ti ho basato più o meno su quel tipo di roba che ti hai visto lì, più o meno a parte un'idea tua? No, io... Oppure ti hai avuto un'ispirazione... Per far cosa, scusa, relativo a cosa? Cioè alla... Al paganesimo? Esatto. No, questo è maturato un po' alla volta e stavo appunto spiegandolo, che la mia storia mi ha trasformato intimamente. Quando è finita un'epoca, io ero già trasformato, cioè io un'epoca l'avevo già chiusa e mi ero trasformato proprio nel vivere, per concentrare me stesso ed affrontare quel tipo di avvenimenti mi ero trasformato. Proprio per la specificità delle scelte. Dopodiché è arrivato l'incontro con alcuni esseri di energia e ho cominciato a praticare il sognare, a praticare altre cose, per cui a vedere il mondo, diciamo così, in maniera diversa e a cogliere delle diversità. Ma quelle cose allora che sono su ad Asiago, lì, sì? No, assolutamente. Ho capito. C'è una roba che ti sei venuta da dentro. Sì, mi sono trasformato un po' alla volta e tutto d'un colpo, diciamo così. Cioè, nel senso che un po' alla volta accumuli le tensioni, no? Sì, vero. Poi, quando le hai accumulate, ti cogli quel centimetro cubo di opportunità, cioè quella cosa che magari tutti quanti dice se è una cazzata, capisci? E ti accorgi che c'è qualcosa di nuovo. E continui a quello che hai accumulato per trasformarti, lo continui su un'altra via. Cioè, è lo sforzo della trasformazione che è importante. Non allora, ciò che tu affronti. Ascolta, siccome che mi adesso una volta ero ricercatore e trovavo fossili roba, no? Se mi sono basato, ad esempio, non so, su un tipo di sasso, ad esempio, non so, colto sul Greto del Brenta per ipotesi, no? Sì. Dell'astego. Sì. E ha tutte quante le striature, no? Certo. Mi dico sempre che il sasso lì a me il me parla. E ne parla nel senso che ogni striatura è un'epoca, no? Sì. E anche il messo a dire da dove che lui proviene questo sasso qua. Sì. Che lo capisco, no? E niente, insomma. Noi abbiamo dentro un intuire, no? Una capacità intuitiva, chiamiamola così perché si può usare anche altri termini, ma questa. E questa agisce, cioè ci manda dei messaggi, però la ragione deve interpretarli. Cioè quando a te ti piace una cosa, no? Una cosa ti affascina, poi vai a chiederti perché ti ha affascinato quella cosa, capisci? Cioè noi abbiamo delle capacità di percezione del mondo che la ragione tende a nascondere. Ma mi succede questo, ad esempio, mi intuisco dove che si trova il fossile, ad esempio. Se mi trovare una monite su una pietra, ad esempio, mezzo tanto facile. Esiste anche la capacità di cogliere degli aspetti molto particolari che magari non sai descrivere e la tua intuizione te li rivela. Dopo la ragione ti dice guarda che fortuna che so sta, guarda che bravo, intuio giusto. Perché mi adesso te ne dico una, no? Su tanti piastri di un certo chiostro qua di Vicenza, ad esempio, no? Io sono una sua monite, la colloca esercito
rispetto di altri posti. Ah. Come anche lì al Salvi, ad esempio, non è la pavimentazione del Salvi e dove c'è il chiostro lì, su mie mattonei che c'è per terra, che c'è una monite, ad esempio, su pietra rossa di Asiago. Quindi, vedi, mi camminando l'ho vista, altri camminando non vede, certo. Un sasso, una roba qualsiasi. Certo. Va bene, dai, ti ascolto, setto. Ok, grazie, allora, ciao, ciao. No, noi abbiamo delle fortissime capacità intuitive, che però la ragione non sa da dove vengono, e allora la ragione li riveste di fenomeni o di cose che lei immagina, che lei che siano logiche per lei. Io sono stato accorto nel fare questa scelta, però in realtà dentro di noi si sono scatenate delle forze che ci hanno portato a fare quella scelta. E chiaramente la nostra autodisciplina, la nostra abitudine ad affrontare la vita, la nostra abitudine a prendersi nelle nostre mani la responsabilità della vita, di chiamare le cose col loro vero nome, ci portano a manipolare questa intuizione e dargli più spazio all'interno della ragione. Per cui noi è come se disciplinassimo la ragione, prendiamo la ragione e anziché essere la ragione padrona di noi, la mettiamo al nostro servizio e lasciamo degli spazi anche per esprimersi all'intuizione. Questo è importantissimo da conoscere, perché se noi non siamo in grado di conoscere questo, noi altri non siamo in grado neanche di capire che dentro noi, di noi altri, che c'è un universo che si muove e che è in relazione con l'universo fuori, cioè è in relazione con tutte le forze della vita che nel mondo si esprimono, cioè gli dèi esistono e si esprimono, ma solo se noi sviluppiamo il Dio che abbiamo dentro, i nostri piaceri, le nostre predilezioni, il nostro modo di affrontare la vita, questo si manifesta. Ritornando prima, in effetti il mio percorso per diventare apprendista stregone è assolutamente eccezionale ed è assolutamente irriproducibile, cioè è inutile che io racconti le storie che ho attraversato per diventare apprendista stregone. Io posso, perché quelle storie appartengono a quel periodo e non possono più essere riprodotte, cioè non ha nessun senso. Io posso invece raccontare i principi che stanno alla base di quelle storie, che stanno alla base di quelle scelte e che mi hanno modificate. I principi si possono riprodurre in situazioni diverse, cioè in situazioni completamente diverse, cioè il prendersi in mano la responsabilità della vita non necessariamente vieni prendersi in mano la responsabilità della vita non necessariamente bisogna farlo in una situazione in cui c'hai la corda al collo, cioè non necessariamente la puoi fare in situazioni critiche, ma lo puoi fare anche in situazioni meno critiche. L'importante è la tensione che esprimi nel prenderti in mano la responsabilità della tua vita. L'importante è la tensione che esprimi nel chiamare le cose col loro vero nome, il trasporto emotivo. L'importante è la tensione che metti nel concentrare la tua attenzione. L'importante è l'attività, l'impegno che metti nella meditazione. Pronto? Ancora. L'importante è quello che tu metti in relazione con il mondo. Dopodiché io, vabbè, ho vissuto un periodo particolare, però se guardiamo bene, pronto? Ancora. Se guardiamo bene, tutto il mondo vive un periodo particolare. Ogni storia di ogni individuo è una storia particolare, per cui sono le tensioni e le intensità che noi mettiamo nella vita che ci trasformano. Dopodiché arrivare a cogliere. Sì? Ancora. Dopodiché riuscire, qui abbiamo un certo Urbano che sta rompendo i coglioni a più non posso, vabbè, vediamo un attimino, fa parte sempre della logica mafiosa, ripeto ancora, io non ce l'ho con lo stupratore di bambini, io non ce l'ho neanche col prete che ha stuprato lo stupratore di bambini preparando a diventare stupratore di bambini, ce l'ho quei principi che hanno permesso a quel prete di pensare di essere padrone delle persone, ed è con quei principi che io mi scontro. Dopodiché fate un po' voi quello che volete, è quello a me che mi interessa. C'è ancora, e ricordatevi che questo è il fine ed è questo che dà fastidio. Noi non ci trasformiamo mai in Rambi, non trasformiamo mai in poliziotti o in giustizieri. Noi vogliamo che la giustizia sia attività delle istituzioni, siano le istituzioni che garantiscono
Pronto? Sì? Ah, ho becassito bene. Ciao, sono Cirillo, ciao. Franco. Buona giornata, dimmi. Devo farti solo delle contestazioni. Perfetto. Dimmi. Allora, guarda, io per una decina di anni ho vissuto in maniera molto particolare, nel senso che mi sono slegato da tutte le abitudini e tutto ciò che è normalità all'interno di una società. Praticamente ho vissuto appartato e ho cercato, con esempio, di ritrovare il bandolo della matassa. La matassa di cui io ho perso il filo era il senso delle cose, il senso di me stesso, del mondo, la mia identità, le cose di cui valeva la pena. Non era esattamente persa, ma se era sfumata, indebolivo profondamente, e nello stesso tempo gli era un pochettino a questa, gli era subentrate tante altre cose che gli era all'interno di me, che in qualche modo mi condizionava e che però in qualche modo avvertivo come estranee. Sì. Per cui, partendo da questa cosa qua, ho fatto 10 anni di ricerca all'interno del me stesso, delle cose che c'erano. Sì. Per motivi neanche tanto misteriosi, ho dovuto cercare il perché di certe consuetudini che fa normalità, certe forme di vita, perché si vive in un certo modo. Allora ho affrontato il discorso anche della cultura. Non mi devo affrontare in maniera semplificata, non voglio cercare i dettagli, tutte le possibili forme di conoscenza, voglio cercare di essere l'essenziale. Per questo cosa ti dico, la contestazione prima che ti posi è questa: ora come ora, secondo me, non siamo in una società cattolica, secondo me. Questo si arriverà forse 50 anni fa. Ma ora come ora la nostra cultura non si orienta in senso cattolico, anche se che c'è ancora dei sacchi, che c'è ancora degli echi, che c'è ancora queste cose qua. Questa è la prima contestazione che te fa. La seconda contestazione che te fa, anzi Pedro, ritorniamo a prima perché è meglio che mi spieghi meglio. Non siamo una società essenzialmente cattolica, però siamo una società che è strettamente imparentata a queste cose qua. Ha evoluta però restando dentro un cardine, cioè facendo perno, cioè ruotando sempre un stesso perno. La seconda contestazione che te fosse è questa: guarda che quando che tu parli di cultura cattolica, posso darti tu? Sì, anzi. Quando parli di cultura cattolica, non devi credere che questa è la cultura occidentale. Tu non devi fare l'errore di pensare che sia la stessa cosa. Guarda che la cultura occidentale ha prodotto il cattolicesimo. La cultura occidentale produce il capitalismo come sistema di vita. La cultura occidentale produrrà altri sistemi di vita, ma se ti te fermi, questo è il mio modo mi te parlo della mia esperienza. Sì. Se ti te fermi a un prodotto e non ti arrivi al cardine, te gare sempre dei problemi nel venire a capo della situazione. Neanche a venire a capo per quelle delle ipotesi abbastanza. Ma nel comprendere in un certo modo, insomma. Perché la cultura occidentale non è un dato definitivo del pensiero umano. Ma non in senso negativo o positivo. Mi fa un esempio, per spiegarmi cosa vuol dire. Lo stesso pensiero che fa il sistema di vita, come che ti dici cattolico, può fare un sistema di vita basato sul capitalismo, cioè sull'impossessamento. Sì, ma è vero questo. Lo stesso pensiero. Questo non ti contesto, è vero. Senti Cirillo, io devo chiudere la trasmissione perché c'ho qui l'amico che viene. Purtroppo devo farlo perché già gli ho rubato 5 minuti. Quindi non devo neanche rispondermi. Sì. Comunque ritelefoni al prossimo giovedì, tanto se riesci a prendere la linea bene, perché qua ho due telefoni che quasi sempre occupato.
da un disastro. Una parola sola, sì, mi sembra della mia riflessione. La tua riflessione è importante, cioè nel senso che tu distingui delle cose che io invece ritengo uguali, non c'è niente di da rimarcare, cioè è giusto, cioè il tuo modo di distinguere delle cose che invece io le unisco assieme, è corretta, non è che sia scorretta, appartiene a te, è importante per te. Va bene, ne parliamo la prossima volta. Sì, dai, okay, grazie ciao. Infinite, ciao. Ciao. Allora, intanto ringrazio, scusa Stefano, abbiamo fatto un attimino, trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo, sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Grazie per l'ascolto e chiedo venia a Stefano ancora, ciao e buon ascolto.